libertà religiosa possa andare a incidere non soltanto sul benessere sociale della comunità stessa, ma anche rispetto allo sviluppo economico. Se noi pensiamo alla nozione classica di cittadinanza, ovviamente sappiamo tutti che si parla del legame che si viene a creare tra lo Stato e l'individuo qualificato giuridicamente come tale, cioè un individuo che ha la qualificazione giuridico normale di cittadino, poiché possiede dei requisiti dalla nascita o comunque perché li acquisisce per varie situazioni nel corso insomma, della sua storia. Questo però questo fa sì che ovviamente il soggetto sia detentore di diritti e di doveri, non soltanto rispetto agli altri consociati, ma anche rispetto allo Stato. Ovviamente è chiaro a tutti che questo tipo di nozione oggi è sufficiente, poiché il contesto multiculturale è tale, ovviamente, per le migrazioni che sono avvenute negli ultimi anni. Ieri proprio il professore Zuppa, nell'intervento che ha preparato il professore D'Avunto, Schettino, tramite dei grafici ci ha fatto vedere come il livello di migrazione è aumentato quasi in modo proporzionale rispetto all'aumento della popolazione autoctona. Di conseguenza